dell'amplificazione perché eravamo preoccupati per il tempo, giornata purtroppo migliore non potevamo scegliere, ma ci adattiamo come sempre. L'occasione, diciamo, ormai è risaputa, è quella dell'inaugurazione del nuovo campo di calcetto qui sul parco Falcone Borsellino. E se vogliamo anche una sperimentazione, perché abbiamo fatto un campetto in pieno centro, quindi all'aperto, visibile, non il classico impianto che si trova all'interno di uno stadio oppure di un centro sportivo, e speriamo ovviamente di mantenerlo nel tempo. È stato realizzato con fondi comunali di bilancio e quindi fatto con ulteriori sacrifici, perché non è facile fare delle opere pubbliche di un certo posto con i soldi del bilancio di un piccolo comune di 3.000 abitanti. Quindi ci teniamo particolarmente, ci tengo in premessa sin d'ora ad invitare chiunque, qualunque cittadino, chiunque non solo lo utilizzi da domani in poi, ma anche chi non lo utilizza, di fare in modo di mantenerlo sempre, insomma, in salute, visto e considerato che uno dei temi importanti che combattiamo tutti i giorni con l'amministrazione comunale è quello del mantenimento dei beni pubblici che si trovano sul territorio, che sono sempre più oggetto di vandalismo e di purtroppo atti che non sono sicuramente congeniali dal punto di vista del rispetto delle cose pubbliche. Quindi il mio è un continuo invito che ormai sapete faccio da qualche anno a questa parte. Si fa tutto con grandi sacrifici, i soldi non sono né miei né degli amministratori pro tempore, i soldi sono vostri e quindi è giusto che, come ognuno difende in casa propria le cose che compra e realizza con fatica, anche quelle che si trovano nel centro urbano, comunque sul territorio comunale, siano difese da ognuno di noi altrettanto, in maniera forte, in maniera, come dire, abbastanza interessata. Per il resto non ho grandi cose da aggiungere, perché è stata un'opera fortemente voluta, perché l'amministrazione comunale ha deciso, dopo essersi interessata di scuole e di cultura e di altre attività primarie a livello di impianti. In questi giorni stiamo finendo l'intervento sulla Fogna Bianca, ma stiamo anche ultimando le strade, come molti di voi sanno, e molti, con i quali molti di voi mi scuso perché purtroppo è diventato difficile in quest'ultimo mese, 2 mesi, girare dentro Castri, perché tutte le strade sono continuamente chiuse e in traffico, e sono difficili da trafficare e da in qualche modo riuscire, come dire, a superare, perché molte volte per lavori pubblici si è costretti a chiuderle, seppur temporaneamente. Quindi io mi scuso a nome dell'amministrazione comunale, non ho avuto la possibilità prima, se stiamo dando qualche disagio a tutti quanti voi, soprattutto i residenti che si ritrovano mezzi sotto casa, però questo è un po' il prezzo che dobbiamo pagare se vogliamo andare avanti con le opere di un certo tipo. E niente, per il resto abbiamo fatto una scelta, dicevo, che è quella di andare adesso nel settore dello sport e quindi dei giovani, quindi questa è la prima vera opera, ma entro la metà di febbraio inizieranno i lavori di un ulteriore campo di calcetto presso il centro sportivo di via Dante Alighieri, con la realizzazione lo stesso di recinzioni, di nuovi impianti di illuminazione, di spogliatoi che verranno in qualche modo riqualificati e restaurati, e poi ci sarà, come dire, la rifinitura di tutto lo spazio antistante con la pavimentazione, la nuova recinzione, la cosiddetta ringhiera, insomma. Avremo un centro sportivo che da un angolo sarà abbastanza interessante, e poi verso i primi di marzo cominceranno i lavori invece per la realizzazione di un campo da tennis. Questo è, diciamo, il percorso che abbiamo iniziato nel settore sportivo, e speriamo entro i 5 anni di realizzare anche qualcos'altro, compreso il recupero del campo di calcio grande, che purtroppo ormai da qualche tempo è abbandonato per mancanza sia di associazioni, di società che in qualche modo possano investire da privati, ma anche per mancanza di fondi pubblici che possano servire in qualche modo per riqualificare. Abbiamo fatto una scelta anche sulla intestazione di questo campo di calcetto, e adesso ne scopriremo ovviamente l'insegna. La scelta è una scelta che abbiamo fatto veramente, posso dirlo, in quasi un minuto. Ci sembrava la più logica, per tanti e tanti motivi che faccio anche fatica qui a ricordare, ma che credo i tanti
tanti presenti, soprattutto castresani, possano in qualche modo comprendere facilmente, perché intitolare questo impianto, il calcetto, a Giulio il Grosso era un fatto dovuto, perché Giulio il Grosso, non solo per me ma per tanti nostri concittadini, è stata veramente una persona speciale che purtroppo non meritava di lasciarci presto, come è successo, ma sappiamo che questa è la vita, così purtroppo funziona. Ma come ho detto in altre occasioni, continua a rimanere vivo non solo nella vita e nella quotidianità della famiglia, ma anche nella nostra, in chi lo ha conosciuto come me, in chi ha condiviso anche pochi minuti o poche giornate, come è capitato spesso di fare a me. Era una persona sportiva, era una persona che amava in modo particolare il calcetto, lo sport in generale, amava i bambini, amava veramente, era di vita, perché è una persona sempre molto sorridente, disponibile, gioviale, difficilmente lo si vedeva mai arrabbiato o con veramente un viso, come dire, adirato. È una persona che in qualche modo io scelgo come stereotipo per rappresentare appieno la nostra comunità. È una comunità umile, una comunità però ricca di sorrisi, al di là dei problemi che ognuno di noi ha all'interno delle proprie famiglie e personalmente. Quindi diciamo, questa scelta convinta che abbiamo fatto insieme come amministrazione comunale l'abbiamo fatta, perché crediamo che intitolarlo a Giulio sia anche rappresentativo di un messaggio, soprattutto nei confronti dei giovani, perché è un messaggio forte, che è quello di godersi la vita fino in fondo, di fare il proprio percorso, di fare la propria strada, di in qualche modo cercare quotidianamente di trovare dei punti di interesse molto importanti, perché bisogna crescere, bisogna andare avanti, bisogna fare delle cose importanti. Sono sicuro che se Giulio fosse stato ancora con noi, questo l'avrebbe fatto, ma sicuramente lo sta facendo ancora. Papà Pantaleo, la mamma e il fratello Filippo, perché ci hanno dato anche ovviamente un nulla osta, e non è semplice per loro, neanche ovviamente tutti i giorni incontrarsi anche con il suo nome messo su un'insegna, che può sembrare ai più banale, però so quanto è difficile ogni giorno doversi scontrare con i luoghi dove Giulio è stato presente, dove Giulio in qualche modo ha avuto un ruolo, e quindi per loro è difficile, ma vi ringrazio veramente di cuore, perché avete sposato, devo dire, velocemente sin da subito la nostra idea, e a dire il vero anche l'idea di tantissimi suoi coetanei, ragazzi anche più giovani di lui, che mi hanno fatto pervenire più richieste per questa intitolazione. Quindi non solo è stata una nostra scelta, ma è stata condivisa con una larga parte di giovani castrisani, devo dire, di varie età, non solo della stessa età di Giulio, anche un po' più piccolo, un po' più grande. È stata una cosa diffusa, mi sono arrivato proprio al protocollo generale delle richieste, e anche e soprattutto per questo poi abbiamo rafforzato la nostra scelta. Per questo impianto devo ringraziare anche la ditta di Montinaro Alessandro. Non so dove Alessandro, ecco qui con Anna Rita, perché ci hanno veramente messo tanta passione nel realizzare questa struttura, e devo dire che nel realizzarla e nel andare avanti con i lavori sono stati anche molto pazienti, perché li ho stressati come sempre un po', come faccio con tutte le ditte, perché cerco sempre di tirare fuori il meglio, perché mi piace portare a termine le opere nel modo migliore, quindi si lavora sui particolari, e devo dire che loro sono stati pazienti nell'ascoltarmi, hanno fatto anche un po' di più di quello che dovevano fare, e questo non è poco, perché anche questo per me è un messaggio importante, che significa condividere
un percorso di crescita della comunità. Se si sono sacrificati loro come azienda, vuol dire che hanno a cuore, come noi e come tutti, le sorti di questa comunità. Ringraziare la Tennis Tecnica, che è la società che invece ha realizzato più specificatamente il campo da gioco, mentre la Villa Montinaro ha realizzato lo spogliatoio e tutti quanti gli altri suppellenti. Ringraziare i miei amministratori, che ognuno ha avuto un ruolo importante nel seguire questi lavori nell'arco del periodo necessario per poterli realizzare. Quindi ognuno di loro ha avuto un ruolo importante, a cominciare certamente dal neo consigliere con delega allo sport Giulio Di Don Francesco, che ha preso subito a cuore ovviamente la delega e ha cercato in breve di fare il suo dovere, e devo dire che lo ha fatto bene. Ma mi sentirei di citare tutti quanti gli altri: Antonio Caricato, Riccardo Verri, Danilo Montinaro e Diomede Stabile, gli assenti, Roberta Rigliani e Sanuzzo, sono tutti ammalati praticamente, chi sta lavorando e chi è ammalato, Erika Pellè e Mary Ingrosso, non so se ho dimenticato qualcuno, ma penso di no, e Carlo Pellè, se lo stavo dimenticando. Quindi ognuno ha avuto ruolo per me importante e fondamentale, e vi ringrazio particolarmente perché ogni volta come dire, c'è questo gioco di squadra che è notevole e importante dà i suoi risultati. Io ho finito e vi ringrazio e passo la parola, diciamo, in rappresentanza della famiglia di Giulio a Rocco, che è di famiglia e quindi è la persona, diciamo, in questo momento che può dirci qualcosa, perché chiaro che per emozione non a tutti viene spontaneo intervenire anche davanti a un po' di gente e dire qualcosa di importante. Grazie a tutti a nome della famiglia Ingrosso. Sono un familiare stretto, ma ovviamente come avete percepito è come se lo fossi. Volevo ringraziare il sindaco a nome della famiglia Ingrosso Mabuso per questa giornata, per questa scelta. Il sindaco, l'amministrazione comunale, l'impresa, tutti i consiglieri comunali, come ricordava anche Andrea, professor Arden, tu Andrea, le decine di giovani e meno giovani che hanno sostenuto questa iniziativa. È un'iniziativa bella, è un'iniziativa bella perché, come mi hanno insegnato a me, le cose che nascono dal basso e dall'alto sono le più belle, quelle che le pensa chi ha il dovere, chi ha il compito, chi ha l'onere di amministrare, e anche la spinta che nasce dal basso. Io l'ho percepito da subito questa cosa a Castrin, pur non essendo il vostro paesano di nascita, lo consentirete, ma ormai mi sento legato. Però ho sentito forte il senso del fare comunità, dello stare insieme, anche la presenza che mi viene detto di altri sindaci del circondario testimonia questo senso di appartenenza ad una serie di valori condivisi. L'aver scelto di dedicare un impianto sportivo a Giulio è un fatto, anche questo, è molto straordinario nella sua, diciamo, semplicità. Siamo tutti abituati a vedere intitolati strade a un poeta anziché a un politico, a un letterato. È stata dedicata e intitolata a un ragazzo che non aveva particolari meriti nella vita, perché era un ragazzo nel pieno della sua età, però l'aver fatto significa che invece l'amministrazione, quei giovani hanno colto nel segno perché hanno percepito e raccolto dai piccoli gesti di giorni di Giulio, ma di tanti altri ragazzi come Giulio,
piccoli gesti dedicati a, magari ai ragazzini, ai bambini, al vicino di casa, alla vicina di casa, all'anziano, l'amore per la comunità. Perpetuare l'esempio di Giulio in un impianto sportivo, significa rilanciare questi valori. Noi sappiamo, voi sapete quanto bisogno c'è oggi di rilanciare su questi valori che, ahimè, si trascurano in nome magari di un momento fugace, di una... vedere, insomma, andare via la vita. L'idea di dedicare questo campetto i genitori l'hanno accettato, il fratello, la famiglia l'hanno accettato ben volentieri, perché possa anche rappresentare un monito per i ragazzi, ma anche per chi ragazzo più non è, a riflettere sul valore e il senso della vita oggi. Io non ho null'altro da aggiungere a nome loro se non ringraziarvi sentitamente e darvi un abbraccio collettivo nella speranza, insomma, che anche se Giulio oggi non è più con noi, però continuerà a riempire il vuoto lasciato con il suo esempio di vita, con i suoi piccoli ma nella loro semplicità enormi gesti di affetto e di amore. Grazie a tutti. Rocco ha fatto l'assessore per 5 anni a Matera, quindi se si emoziona vuol dire, per qualche secondo, vuol dire che il tema è importante. E ringrazio le amministrazioni di Melendugno, Vernola e Caprarica perché sono qui presenti, e anche questo, aggiungo, è un tema di grande unione tra di noi. Questi comuni è da un po' di anni che lavorano insieme e lo fanno sulla scorta di una politica comune che non è la classica politica, ma è la politica amministrativa. Non c'è nessuno di noi che antepone la politica all'attività amministrativa, e per questo li ringrazio veramente di cuore, perché oggi si spendono insieme a noi in questa iniziativa. Per il resto, ovviamente nei prossimi giorni assegneremo in gestione l'impianto, si farà un bando, un piccolo bando, perché non è ovviamente una gestione enorme, e quindi chiunque vorrà evidentemente partecipare per la gestione lo potrà fare nelle forme che noi pubblicizzeremo attraverso il nostro sito, il nostro albo e le nostre pagine Facebook, insomma attraverso quelli che sono i classici motori di comunicazione, compresi i manifesti. Per il resto andiamo a visitarlo, e intanto chi deve giocare come me si prepara, chi vuole visitare gli spogliatoi, insomma, per vedere anche il tipo di struttura. Sì, naturalmente scopriamo prima l'insegna. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività ricreative accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella realtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore, la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e
Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie, su questo impianto, vi rimanga per sempre. Allora facciamo il taglio del nastro e poi...